in occasione della 18ª giornata italiana per la lotta alla sclerodermia, che si è celebrata a Milano con un incontro molto importante e soprattutto molto partecipato, la dottoressa Silvia Bosello dell'Università Cattolica di Roma ha ricevuto un importante premio, un importante riconoscimento per una ricerca scientifica che deve ancora partire. Ci facciamo raccontare da lei di che cosa si tratta. Dottoressa Bosello, lei qui alla 18ª giornata italiana per la lotta alla sclerodermia ha ricevuto un premio molto significativo da parte del GILS per uno studio che deve ancora partire. Ecco, di che cosa si tratta, dottoressa? Sì, ho inviato questo progetto per lo studio dei linfociti B e T nella sclerodermia. In particolare andiamo a studiare una molecola che si chiama IDO, che agisce sia sui linfociti B che sui linfociti T. Ecco, perché avete pensato a questo filone di ricerca? Innanzitutto perché non è ancora chiaro il meccanismo patogenetico e quale sia il ruolo dei linfociti B e T contemporaneamente, quindi ci affascinava lo studiare il linfocita B e T insieme con un meccanismo comune. Perché qual è l'ipotesi attuale sull'eziopatogenesi della malattia? Allora, si sa in questo momento l'endotelio è, diciamo, l'attore principale, i linfociti T agiscono a livello endoteliale inducendo la cascata dell'infiammazione, ma si è trovato anche che i linfociti B non solo producono autoanticorpi, ma agiscono anche a livello, per esempio, del polmone. Quindi ci sono dei dati preliminari di alcuni ricercatori anche esterni, anche il nostro gruppo, sul ruolo dell'anti-CD20 in corso di sclerodermia. Quindi va affinato e va compreso meglio il meccanismo di questi linfociti per vedere se ancora ha un razionale questo tipo di terapia ed eventualmente come utilizzarla e quando utilizzarla, in quali manifestazioni della malattia. Ecco, come farete lo studio dal punto di vista proprio operativo? Dal punto di vista operativo prenderemo del sangue dai pazienti, quindi una metodica non invasiva, e verrà studiato l'attività di questo enzima e successivamente l'attività dei linfociti T e B in base a questa l'attività di questo enzima. Tempi e prospettive cliniche? Allora, i primi dati saranno disponibili ad un anno e poi continueremo quindi il fenomeno di ricerca più promettente o verso i linfociti T regolatori o verso i linfociti B e per capire meglio ed eventualmente utilizzare poi un farmaco che agisca a questo livello per i pazienti.